Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi A commentare la 312P, è una vettura che ha corso negli anni 70, un 12 cilindri boxer del cavallino. Chiaramente negli anni ci sono state anche altre auto di serie con questa dicitura boxer, ma in realtà BB, che era la sigla, come la 512BB, era relativa al B albero, era questo il valore che voleva dare Enzo Ferrari a quella sigla e quindi non boxer. È un motore longitudinale che in questo caso era montato sulla parte posteriore centrale, come tutte le auto da corsa di quel periodo. Bellissima anche la base di questo modellino con il logo del cavallino e il dettaglio relativo al modello, la gara che ha corso e i piloti che la guidavano, in questo caso Jake Hicks e Mario Andretti. Mario Andretti lo ritroveremo più avanti anche a bordo di vetture sempre del cavallino in Formula 1. Per quanto riguarda il modellino nello specifico, bellissima la tavolozza perché riprende un po' una porzione di circuito, quindi asfalto, cordolo e pratino. Per entrare nello specifico, vediamo che questo modellino è approvato da Ferrari, quindi la qualità è sicuramente di altissimo livello. Volevo porre l'attenzione sulla verniciatura, perché comunque è uno dei valori più importanti dei modellini. Insomma, un collezionista la prima cosa che guarda è appunto la verniciatura. I colori sembrano abbastanza concreti e coerenti con quelli della realtà. Io non ne ho mai vista una, ma vedendole dalle foto, magari nel video ne ripropongo alcune, si possono vedere che i colori sono abbastanza simili per quello che può essere una riverniciatura a distanza di 50 anni su un modellino 1,43. Per essere un modellino 1,43 abbastanza rifinito, bellissimo vedere le prese Naga, che sono queste prese di tipo aeronautico che venivano spesso riproposte sulle carrozzerie dei modelli per risucchiare il substrato. Frontale molto bello, riprende un po' quello della P4 che ha corso anche a Le Mans. Il periodo era un po' quello, diciamo, era fine anni 60, qui siamo già negli anni 70. Del modellino in questione cosa possiamo dire? Beh, la collezione è veramente bella perché non è facile avere tanti modellini che vanno poi a completare una storia, un percorso di un brand piuttosto che di un'esposizione. In questo caso tutte le vetture Sport Production e ce ne sono state davvero tante. Le uscite sono 34, questa è soltanto la prima. Vedremo anche le prossime man mano che usciranno. L'uscita si arricchisce di questo breve Deplian, ma che descrive tutte le caratteristiche principali di questo modello. Anche da queste foto magari è possibile fare un confronto visivo con le verniciature. Riconosco anche che non è semplice trovare delle verniciature fatte bene, ci sono stati diversi errori che un collezionista riconosce in determinate uscite. In questo caso no, siamo abbastanza simili alla realtà. Questa è quella che ha corso a Watkins Glen nel modellino. Questa è una foto presa da un'altra parte perché comunque la carena era con il portanumero di un altro tipo, sicuramente, anche se guidata sempre da JTX. Altre foto, qui la lista di tutte le gare che ha vinto questa vettura, che ricordiamo ha corso tra il 71 e il 73, magari poi con degli aggiornamenti specifici. Cosa molto importante, al momento esistono due 312 ancora in giro, una si trova in Belgio e un'altra in un museo dell'automobile in Francia. Magari ulteriori informazioni le potete reperire anche online perché insomma sono modelli caratteristici. Si trovano anche video anche di altri festival dove è possibile vedere un esemplare unico. Ripeto, ce ne sono soltanto due al mondo e i collezionisti che la posseggono sicuramente ne fanno un uso a dir poco sporadico. In questo caso ci accontentiamo di una scala 1,43. Rispetto, cioè, se vogliamo trovare dei difetti, possiamo sicuramente dire che i difetti sono relativi alla grandezza, perché comunque su una scala 1,43 è difficile riportare magari tutte le caratteristiche
comunque come prese d'aria vere, scarichi. Nel mozzo si vede che è tutto molto plasticoso, ma è chiaro che non potrebbe essere altrimenti. Le ruote non sono sterzanti, ma comunque sia. Nel prossimo video guarderemo la 488 GT3. Se il video vi è piaciuto, mettete un like oppure lasciate un commento per commentare insieme.